sono le ore decisive per a quello che sembra ormai scontato, il passaggio della regione Abruzzo da zona gialla a zona arancione. Naturalmente l'ombrello di tutto questo è la pandemia e il Covid. E allora questo passaggio dovrebbe avvenire nelle prossime ore, ma bisognerà attendere anche i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Certo è che dopo un lieve calo di qualche giorno, ieri c'è stato di nuovo un picco nel numero delle persone positive, nu dei nuovi positivi in Abruzzo, arrivato ieri a 5.075, quindi cifra che è, diciamo così, sul podio. Qualche giorno fa si erano registrati più di 5.400 nuovi contagi in un giorno. E per fare il punto della situazione, anche con le nuove misure che stanno per scattare, abbiamo in diretta da Pescara la collega Antonella Micolitti. Buongiorno Antonella. Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori del TG8, il collega Andrea Berardinelli ed io siamo, come potete vedere, fuori dal Covid Hospital di Pescara. Hai fatto un cappello preciso di quella che è la situazione che potrebbe, il condizionale d'obbligo, delinearsi per la nostra regione, cioè da lunedì 24 gennaio è quasi certo, il quasi è d'obbligo, lo ripetiamo, che l'Abruzzo si ritrovi in zona arancione. Ieri, infatti, la nostra regione ha raggiunto tutti e tre i parametri massimi che la tengono in zona gialla, ossia il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è salito al 20%, in area medica al 30%, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a oltre 1.964 a fronte di una soglia da zona arancione pari, pensate, ad appena 150, anche se in questo caso, Marina, bisogna considerare il gran numero di tamponi effettuati sia antigenici che molecolari. E poi ieri l'assessorato alla sanità ha diffuso i dati. I positivi a ieri nella nostra regione sono oltre 74.300. Prima dicevi cosa cambierà se l'Abruzzo dovesse, ribadiamolo, dovesse passare in zona arancione, anche se è quasi certo. Allora, Green Pass base anche per spostamenti fuori dal proprio comune, regole diverse per chi abita nei comuni con meno 5.000 abitanti o torna l'autocertificazione che dimostri la necessità dello spostamento. In zona arancione, inoltre, sono limitati gli ingressi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. In questi casi, infatti, è necessario mostrare il Super Green Pass per entrare nei negozi ospitati nei centri commerciali. C'è da precisare che l'accesso è sempre gratuito a tutti, solo i di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabaccherie ospitati dai centri commerciali. Già in vigore, lo sappiamo, il Green Pass base sul lavoro, il Super Green Pass per trasporto pubblico, bar, ristoranti, cinema, palestre, piscine, musei, terme, sale giochi, alberghi e cerimonie, obbligo vaccinale per gli over 50, mascherina obbligatoria all'aperto e in alcuni casi la FFP2. Quella che sto indossando io. E da domani c'è un'ulteriore novità che tu stessa hai anticipato. Green Pass base anche per le attività dei servizi alle persone come parrucchiere, barbiere ed estetista. Dunque bisogna ancora aspettare 48 ore per sapere se la nostra regione entrerà in fascia arancione, Marina. L'hai fatto bene a distinguere, perché un conto sono gli inasprimenti che potrebbero arrivare appunto dalla zona arancione e in particolare per i non vaccinati, e un conto invece sono quelle misure che entreranno in vigore per tutti, che appunto riguardano l'ultimo passaggio che hai fatto. Ma so che tu hai avuto modo anche di ascoltare il parere di un esperto in merito ad alcune delle tante domande che tutti noi ci poniamo a proposito del coronavirus, giusto?
Certo, Marina, ci poniamo domande come ad esempio entreremo tutti a contatto con il coronavirus, i richiami per i vaccini e quale potrebbe essere la situazione che si verrà a creare in un futuro prossimo. Noi abbiamo girato queste domande a un esperto, al virologo professor Paolo Fazzi, che è direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara, che ci ha detto quanto segue. Adesso manderemo in onda l'intervista e poi ti restituisco la linea salutando te e i telespettatori del TG8. Noi stiamo parlando di un coronavirus che si sta piano piano adeguando all'ospite umano, ok? Quindi adesso è una fase, ci troviamo in una fase pandemica dove il virus ovviamente all'interno della fase pandemica ha dei picchi epidemici. In questo momento che fa freddo, il picco epidemico è in Italia, comunque in Occidente o nell'emisfero boreale. Ovviamente ci vorranno anni e questo virus diventerà endemico, ok? Quindi diciamo che hanno ragione tutte e due, c'è Fauci che dice che diventerà endemico e c'è chi dice invece che ancora il picco deve arrivare, ovvero forse è già arrivato, ci troviamo sul plateau. Per quanto riguarda i vaccini ogni 4 mesi, oggettivamente non è, si è mai verificato nella specie umana di essere stati vaccinati una volta ogni 4, 5, 6 mesi. Gli effetti sul breve e a distanza di tutti questi vaccini oggettivamente noi non li conosciamo. Sicuramente dovrà essere cambiata la strategia vaccinale con l'avvento di un vaccino più duraturo, ammesso che si possa pure fare, perché torno a ripetere, noi parliamo di una famiglia di virus, di coronavirus, che normalmente non danno un'immunità lunga una volta che colpiscono l'ospite e quindi anche il vaccino che viene comunque diciamo sintetizzato ovviamente in base alle proteine che immunogene del virus, ovviamente non riusciranno a dare un'immunità lunga. Probabilmente, fin tanto che ci sarà questa pandemia, il virus sarà ancora pericoloso, probabilmente ci converrà vaccinarci come facciamo per l'influenza, una volta all'anno nel periodo peggiore, cioè quando noi ci aspettiamo il picco, ovvero all'inizio dell'autunno. Lei ha detto che ne usciremo non prima di 2 anni, c'è chi invece dice che questa primavera forse pian piano ne verremmo fuori, è d'accordo? Non sono d'accordo, perché in questa primavera ci sarà ancora Omicron. Omicron comunque uccide, meno di Delta, meno del virus di Wuhan, degli altri di Alfa, di Beta eccetera, ma uccide. Quindi Omicron non sarà la soluzione, diciamo. La soluzione sarà qualche altra variante generata probabilmente da Omicron, se le cose andranno in un certo verso, cioè bene, che adesso è la fase dinamica, potrebbe uscire fuori pure una variante più patogena di Omicron e di Delta, noi questo non lo sappiamo, ecco perché bisogna stare tutti quanti ancora attenti. Con l'avvento di Omicron sono moderatamente ottimista, perché oggettivamente non uccide molto, diciamo così, i vaccini comunque anche contro Omicron tengono abbastanza e quindi sono moderatamente ottimista. Con questo Covid entreremo a contatto tutti o no? Prima o poi sarà così, così come è successo per gli altri coronavirus umani che danno il raffreddore comune. Però ovviamente il Omicron, quindi SARS-CoV-2 oggi, che ne dica qualcuno che si tratta di un'influenza, poco più di un'influenza, non è così. Omicron è ancora un virus pericoloso per la specie umana, quindi man mano si adatterà, non dico Omicron, ma qualche bisnipote di Omicron, gradualmente la specie umana, e poi finalmente potremmo dire ecco, è diventato endemico e dà solamente un raffreddore comune, punto.